che si è alzata per applaudirgli, perché lei è friulana. Aspetta, lei signora chi è? Parente di, perché si è alzata per fargli dire. Anche prima comunque. E gli fa il tifo a tutti. Se lei da dove arriva? Dal Friuli. Friuli, è parente di chi? Dire lei, dico. Ma di Davide. La mamma, Davide! Davide, tua mamma ha detto che se non fai un bel lavoro ti fa un così. Come? Glielo fa la sua. La titolare a lei? Tu glielo fai se non lavora bene? Certo. Allora, giusto per non ti mettere pressioni. Daniele, voi state lavorando che tipo di che cosa, qual è la preparazione che deve essere fatta? Dobbiamo fare un dolce con il cioccolato bianco e i savoiardi, con l'aggiunta di latte e di olio extravergine di vino. Piccoli Daniele e patata Davide. Fermo, impariamoli più piano, facciamoli un po' soffrire, saranno un po', la salivazione non parte ma parte la sudorazione. Vorrei sapere cosa pensano in questo momento. No, ma che me frega se perde lo stesso, dai. Quell'altro, no! Se perde vado via, mi incappo. Allora? Passo il turno. Eppa! Lei passa il turno. State lì, state lì. Bicchiere un po' di vino e voi ce le mettete sopra, perché le tapas nascono per quello, per tappare, giusto? Difficile che per te è stata, tu under 25? Quando dovevo tagliare i peperoni e non avevo una mano. Non hai mai provato in vita tua? Hai visto che nella vita viene. Allora tu studi nei campionati della cucina italiana, ti fermano una mano, cioè capisci? Ora stanno per arrivare gli altri, ci siamo quasi. L'esperienza cos'è che ti è rimasto di questo? Mi è rimasto che bisogna avere tanta creatività, bisogna improvvisare e in questo mestiere è davvero bellissimo. Quindi non avevi mai fatto prima una preparazione senza conoscere prima gli ingredienti? No, che è al bel buio. Tua esperienza cosa ti è rimasto, carissimo? Ricordami il nome. Davide. Davide, lavori con lui? Nella sua azienda, suo ristorante? Che vorrebbe dire lavorate insieme, colleghi, lavori con lui? Abbiamo lavorato insieme, eravamo colleghi. Oh, e siete rimasti amici. Tu invece hai un ristorante? No, lavoro in un albergo. Lavori in un albergo, tu dove lavori? Lavoro nel ristorante. Ah, Marinella, questo l'avevi detto che se non andava avanti gli diminuivi i soldi. Questo è già arrivato oltre, quindi comunque questo gli devi dare l'aumento. Marinella si è fregata da sola. Due sole squadre rimangono. Piccoli Daniel e patata Davide. Fermo ancora, non è detto che signora Anzallaglia, cane. Vediamo i loro volti, cosa penseranno, quale sarà la cosa che li spinge. Ricordiamo che loro sono friulani. Uno è stanco, siete stanchi? No, per carità. Come detto? Vuol sedersi, dici, ti vuoi sedere perché sei stanco, senza, no, aspetta, che ne so, vuole andare o no? Sì, si vorrebbe sedere però. Siediti. Siediti, rimangono!
Vai, vai, sedi. Devi andare al bagno, la prostata si è eccitata. Sì. Si è eccitata la prostata, vai. Ok. Alza la musica. Baldi Leonardo e Fontani Tiziano. Coppola Agostino e Di Lido Giuseppe. Si siede. I toscani, grazie Agnizzati, grazie ragazzi, bravissimi, bravissimi. Adesso avranno solo 10 minuti al primo handicap. Solo 10 minuti, attenzione, 5, 4, 3, 2, 1, aprire. Cosa c'è dentro? Vediamo. Allora, abbiamo, sono qua, pecorino alle noci dell'azienda Zamparà. Certo, siamo in Sicilia, vai. Da Perini di Cirio, rognoni, funghi, champignon e pollo dell'azienda Etro. Ok, quali hanno entrambi? Fermo. Il piatto, e dopo diciamo cosa devono fare. Il piatto della top trade è questo, sul quale ci sembrerebbe. Dovranno preparare una main course elegante per una cena di gala. Main course. Dice l'handicap era il pollo avariato, lui se ne è accorto, ce l'ha fatto cambiare, lui non se ne è accorto, non ce l'ha fatto cambiare, l'ha sentito ma non l'hai fatto cambiare, perché mi devi dire questo non funziona, devi cambiare. In cucina possono succedere che ci sono dei prodotti avariati, se non ce ne accorgiamo rischiamo di intossicare qualcuno. Quindi qui sono le prove reali di quello che può succedere in una cucina, noi le causiamo apposta, anche perché il livello è alto, lui se ne è accorto, diciamo, ma non ha agito di conseguenza. Se n'è accorto ma non ha agito per allontanare la cosa. L'altro concorrente se n'è accorto subito come ha aperto la mystery box, l'ha toccato, ha visto che non aveva la consistenza dovuta e l'ha fatta cambiare. Condivise come prepareranno i pirulami di formaggio, perché loro sui formaggi sono forti, eh? Mancano 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cap! Fermi! Abbiamo fatto delle tegole saltate, dei rognoni fritti su una base di cipolla, i famosi rognoni in sour. Quindi il rognone in sour, vuole avere altre informazioni? Mirtilli, allora raccontami un po' la cosa più difficile, qual è stata da fare? E la cosa più difficile, no, la cosa più difficile no, il problema del pollo che io mi sono accorto che non era, lo sapevo. Ti ha fatto un po' cazzare, vedi? Sì, perché può succedere, poi non sapevo se dirlo o non dirlo, ecco. Però ti servirà da lezione, come diceva la mia nonna, la prossima volta vedrai che non... Se ne era accorto, forse il momento della gara, ne ragionavamo un attimo con la Gaetano, dice, forse nella gara in una competizione con i giudici lì davanti avrei fatto fatica anch'io a contestarlo, e tu e anche noi ci siamo confrontati con lui. Era una prova difficile. Sì, che ha detto? Il problema di ieri con l'Aspice, ho immaginato lo stesso problema, ho detto succede e andiamo avanti. E tu invece che ne pensi di tutto questo? Ma io sono stanco. Sei stanco? Però il cervello è piccolo, no? Quindi ha tutte le informazioni. Ha già preso per il culo. Lui ha il cervello piccolo.
bastardo, sei un bastardo nel cuore. Ragazzi, siete dei grandi, eh. Posso dirlo, indipendentemente dal risultato, ne parlavamo con i vari giudici e anche quelli che stanno al cronometro, gente qualificatissima, tecniche di cucina, capacità, è uno stress star qui, diciamoci la verità. Più che fare qualunque banchetto da 500. Sì, sì, è vero. È stressante, ma comunque la bella linea porta avanti. Certo, ok? Che mandare a dormire? No, adesso stiamo. Per loro, nella giornata di oggi, nella Mystery Box arriva il diploma d'onore! Li vogliamo sul palco! Daniele Piccoli, Leonardo Balli! Mystery Box, la medaglia d'oro di oggi va a Daniele Piccoli! Leonardo Baldi, medaglia d'argento, complimenti, complimenti a entrambi. C'è il premio per la Mystery Box.